Prima di addentrarci in questo video, vorrei fare una premessa. Tutto ciò che vediamo dall'interno di Playlover è un po' diverso rispetto a tutto ciò che si vede dall'esterno. Ossia, le persone quando si rivolgono a noi sono molto trasparenti, perché dobbiamo avere tutte le informazioni possibili prima di provare ad aiutarle. E queste informazioni, molto delicate, le danno a noi, ma non le vanno a spifferare i 420. Quindi la base informativa dalla quale attingiamo è più vasta rispetto a quella di una persona comune. Veniamo ora al contenuto. Ho deciso di dividerlo in due casi, se sei un uomo e se sei una donna. Partiamo dal primo. Perché una donna tradisce? Tutti i casi di tradimento che mi sono stati confidati in passato dalle donne erano essenzialmente riconducibili a due cause: mancanza di attenzioni da parte dell'uomo e mancata soddisfazione nell'intimità di coppia. Qual è la più diffusa? La mancanza di attenzioni. Queste donne hanno tradito perché si sono sentite totalmente trascurate dal fidanzato o dal marito, il quale tipicamente ha ogni giorno un problema per capello e non riesce più a coniugare la vita lavorativa con quella di coppia. Queste donne hanno finito per sentirsi invisibili agli occhi del partner e, di conseguenza, sono andate a ricercare attenzioni altrove. Tutte le donne amano sentirsi importanti, apprezzate, coccolate, ricercate, valorizzate. Ogni donna apprezza un complimento, un invito a cena o una sorpresa. Ecco, se ad una donna per molto tempo vengono negate tutte queste forme di attenzione, allora entrerà in uno stato di costante frustrazione. Ad un certo punto questo malcontento supererà il limite massimo e, pertanto, cercherà di sentirsi ancora donna con un altro uomo. E, fidatevi, ci mette una sera a trovarne un altro. Quella meno diffusa, ma che in parte rappresenta la naturale conseguenza della mancanza di attenzioni, è l'insoddisfazione per quel che riguarda l'intesa sessuale. Anche alle donne piace fare sesso e, se questo viene a mancare oppure diventa piatto, nasce un vero e proprio problema. Altrimenti la donna, prima o poi, cercherà una nuova fiamma al di fuori delle mura di casa, perché non vuole vivere una vita senza sesso. Quindi, dopo che abbiamo analizzato le cause principali del tradimento, proviamo a capire cosa puoi fare per prevenirlo se sei un uomo. Cerca di non perdere di vista la tua compagna, non darla mai per scontata. Non è assolutamente detto che una volta conquistata sia tua per sempre. Il rapporto con una donna deve essere coltivato giorno dopo giorno, così come devi cercare di tenere alto il livello di passione sotto le lenzuola. Sono il primo ad essere sommerso di lavoro e di impegni 7 giorni su 7, ma bisogna imparare a ritagliarsi il tempo per una cena romantica, non dimenticarsi di festeggiare le ricorrenze importanti, così come riservare un po' di tempo per la vita di coppia. Se il sesso inizia a diventare piatto e deludente, cerca di introdurre qualche variante o prova a realizzare alcune delle sue fantasie erotiche. Perché un uomo tradisce? I casi di tradimento che mi sono stati confidati in passato dagli uomini erano riconducibili principalmente a due cause: diminuzione dell'attrazione nei confronti della donna e mancato appagamento sessuale. Per un uomo l'aspetto fisico e la cura di una donna sono molto importanti. Da qui nasce il suo desiderio sessuale maschile. Purtroppo siamo fatti così. Infatti, se una donna si lascia andare fisicamente, ingrassa e non si tiene più come ai primi tempi, l'uomo potrebbe perdere attrazione nei suoi confronti. E questo lo porta a guardare le altre donne che gli pascolano attorno, sia durante il giorno, sia nelle eventuali serate in cui esce. O meglio, non è che le guarda e basta, ma inizia anche a farci dei sogni erotici sopra. Perché fare sesso con un partner che non ti attira più è frustrante. Potrebbe sembrare superficiale, ma per un maschio gli stimoli fisici, sessuali e visivi sono molto importanti. Tra l'altro sono anche collegati tra loro, perché una donna più sexy e fisicamente più in forma viene recepita dal cervello ancestrale come più fertile per la riproduzione. Quindi, dopo che abbiamo analizzato le principali cause del tradimento, proviamo a capire cosa puoi fare per prevenirlo se sei una donna. Cerca di non trascurarti e di non lasciarti andare fisicamente. Prenditi un vestito nuovo quando possibile, fatti trovare pronta con un nuovo intimo sotto le lenzuola e continua a sedurlo e a provocarlo anche quando è diventato il tuo compagno. Vedrai, lo apprezzerà moltissimo.
e non se ne dimenticherà facilmente. Quando un uomo è soddisfatto sotto le lenzuola, non ha bisogno di cacciare altre prede. Ovviamente non è che basta il sesso per rendere un uomo tuo per sempre, ma questo deve sentirsi anche compreso e supportato nei momenti difficili. La vicinanza e l'empatia hanno un potere molto forte nella fedeltà di coppia.